Con il giardino dei ciliegi ha inizio la presentazione di tre opere che sono i capolavori di Anton Pavlovich Chekhov. Quando si parla di Chekhov, subito la memoria corre alle slitte che tintinnano nella notte, al samovar che bolle sulla tavola del salotto, ai boschi di betulle intravisti attraverso le finestre appannate, e anche a un certo tipo di recitazione pausata, dove i personaggi sembrano sempre chiacchierare, parlare d'altro, evitare quasi i loro drammi, tranne nei momenti di crisi. E questo è il luogo comune su Chekhov. Non che queste cose in Chekhov non ci siano, ci sono tutte, ma c'è ben altro. Dal 1896, data della prima del Gabbiano, al 1904, data della prima del Giardino dei Ciliegi e anche data della morte dello scrittore, attraverso un'intensa collaborazione con i fondatori del Teatro d'Arte di Mosca, Niemirovich, Danchenko e Stanislavski, Chekhov descrisse una breve e importantissima parabola di drammaturgo, nella quale il realismo viene allo stesso tempo compiuto e trasfigurato. Questa trasfigurazione avviene, prima di tutto, in sede stilistica, dando al teatro un linguaggio nuovo che distrugge le vecchie concezioni della struttura, della vicenda, del colpo di scena e dello stesso personaggio. E poi anche una dimensione morale, una dimensione di giudizio storico. Questo giudizio investe tutta una società russa prevalentemente provinciale, nutrita di sogni generosi, vani, condannata alla desolazione, alla frustrazione, perché incapace di commisurare questi sogni alla realtà. E tuttavia l'immagine dell'uomo che il pessimista Chekhov, lo scettico Chekhov, ci lascia non è un'immagine negativa. Egli è scettico riguardo a quella società, una società che sta per essere travolta da eventi più grandi di lei, ma non è pessimista radicalmente riguardo all'uomo. Nel teatro di Chekhov balena una speranza che si apre su una larga dimensione storica. Se Dio vuole questo treno. Ma che ore sono? Quasi le due, è già chiaro. Oh, ma quante ore ha fatto di ritardo? Perlomeno due. Ma si può essere più cretini? Sono venuto apposta per andare a prenderli alla stazione e invece mi addormento con... Ma potevi almeno svegliarmi, no? Non credevo che lei fosse andato. Sono loro, mi pare.
No? No, figurati con tutte le valigie. Lyubov Andrievna. 5 anni che è all'estero. Chissà come sarà diventata. Brava signora, buona alla mano. Mi ricordo che quando ero ragazzo, sui 15 anni, che mio padre aveva una bottega in paese allora. Mi diede un ceffone sul grugno e mi fece uscire il sangue dal naso. E non mi ricordo cosa eravamo venuti a fare insieme qui alla villa. Mio padre era ubriaco. E me la vedo ancora, Lyubov Andrievna, mingherlina, giovane, giovane. Mi prese e mi portò al lavabo. Proprio qui, in questa stanza, che era quella dei bambini. Non piangere, contadinello, mi disse. Per quando ti sposi ti sarà passato. Contadinello. Ah già, mio padre era contadino. E io invece eccomi qua, giro bianco, scarpe gialle e con questo muso da maiale in mezzo ai signori. Adesso sono ricco, i quattrini. Ma gratta gratta trovi lo zoticone. Questo libro per esempio. Mi sono messo a leggere, non capivo niente e mi sono addormentato. Roba da matti. I cani non hanno dormito tutta la notte, lo fiutano, l'arrivo dei signori. Dunyasha, che ti succede? Ma non so, mi tremano le mani, mi sento svenire. Non sei così sensibile, Tu fai troppo la signorina. Ti vesti, ti pettini, ti allisci, eh? Hai un sacco di moine. Sta attenta, ognuno deve saper stare al posto suo. Questo! Lo mando al giardiniere. Dici che è per la camera da pranzo. Senti, portami anche da bere. Sarà servito. Fa un freddo cane. 3 gradi sotto zero qui ciliegi in fiore. Veramente inclemente il nostro clima. Non posso dire che sia clemente. Non lo posso dire. No, non posso proprio dire che sia un clima clemente. Permette, Yermolay Alexeyevich, se mi è lecito aggiungere. L'altro giorno compro un paio di stivali, con rispetto parlando, e scricchiolano maledettamente. E che faccio adesso? Lungo? Basta, mai seccato. Ogni giorno mi capita una disgrazia. Non che me ne lamenti. Io rido, ho fatto il callo. Io vado. Ha visto? Che le dicevo? Scusi l'espressione, ma il fatto, la cosa, è veramente, semplicemente, proprio da non credersi. Posso farle una confidenza? Il ragionieri Piotov ha chiesto la mia mano. Sono indecisa. È un uomo serio, Soltanto quando parla non si capisce quello che dice. Parla bene, con sentimento, ma non si capisce. È un buon partito e mi ama follemente. È un giovane disgraziato. Ogni giorno gli capita qualche cosa. Sa come lo chiamano? Le 33 disgrazie. Shh. Ecco, arrivano. Oddio, arrivano, sono tutta gelata. Sì, sono loro, andiamogli incontro. Chissà se mi riconoscerà. 5 anni. Svenire, mi sento svenire. Svengo.
Te lo ricordi che camera è questa, mamma? La camera dei bambini. Che freddo! Ho le dita di ghiaccio. Le tue camere, mamma, la bianca e la viola, sono rimaste tali e quali. Dormivo qui. Io quando ero piccola. Anche adesso mi... è come se fosse una bambina. Varia non è cambiata, è sempre la stessa. La monacella. Anche Dunyasha, t'ho riconosciuta. 2 ore di ritardo a fare il treno. Battiamo i record oramai. Pensi che il mio cane mangia anche le noci? Le cose dell'altro mondo. Non vedevamo l'ora. 4 notti di viaggio, 4 notti che non dormo. Ho un freddo. Lei è partita prima di Pasqua, c'era la neve, il ghiaccio. Ma adesso, tesoro mio, non vedevo l'ora. Cuore mio, gioia mia, ho una cosa da dirle, io non posso aspettare e gliela devo dire subito. Che è successo? Il ragioniere, i Piodov, ha chiesto la mia mano. Solo quello è in testa. Ho perduto tutte le forcine. Io non so che decidere. È innamorato di me, è innamorato, pazzo. La mia camera. Le mie finestre. Come se non fossi partita. A casa mia. Domattina m'alzo e corro in giardino. Potessi solo dormire. Non ho dormito per tutto il viaggio. Ero così agitata. Tre giorni fa è arrivato Piotr Sergeevich. Piotr! Sì, dorme nel bagno, si è piantato lì. Ho paura di disturbare, dice. Bisognerebbe svegliarlo. Ma Varvara Mikhailovna non vuole. Guai a te, ha detto, se lo svegli. Dunyasha, presto il caffè. Mamma chiede il caffè. Corro. Dio sia lodato, siete tornati. Sei di nuovo a casa. È tornata l'anima mia, il mio tesoro, la mia stella. Che sofferenza è stata. L'immagine. Sono partita la settimana santa e faceva un freddo. E Charlotte, con tutte le sue chiacchiere, i suoi giochi di prestigio, non ne potevo più. Ma perché m'hai mandato con Charlotte? Potevi andare sola, anima mia. A 17 anni. Arriviamo a Parigi, un freddo, nevicava. Io poi il francese lo parlo malissimo. Mamma abita una soffitta, salgo. Una stanza piena di francesi, signore. Un vecchio prete con un libretto in mano. Tutto chiuso, pieno di fumo. Un senso d'angoscia. Mi è venuta una pietà per la mamma. Una pietà che le ho preso la testa fra le mani e l'ho abbracciata stretta. Non mi sarei staccata più. Mamma mi ha fatto una festa. Ha pianto tanto. Basta. Non me ne parlare più. La villa di Mentone l'aveva già venduta. Non le è rimasto niente. Io non avevo più un soldo. Oh, è un miracolo se siamo tornate. E mamma non capisce. Andiamo a mangiare al ristorante della stazione, ordina i piatti più cari. Al cameriere da 1 rublo di mancia. E Charlotte lo stesso. Yasha ordina anche lui alla carta. Una cosa spaventosa. Yasha, il cameriere di mamma, ce lo siamo dovuto riportare qui, naturalmente. L'ho visto, quel mascalzone. E qui? Sono stati pagati gli interessi. Figurati. Dio mio. Ad agosto vendono la proprietà. Dio mio. Io quello lì lo picchierei. Varia, t'ha detto se ti sposa. Ma ti vuole bene. Perché non vi mettete d'accordo? Che aspettate? No. Non se ne farà niente, vedrai. Ha troppo da fare. Chi sono io per lui? Non mi guarda neanche. Ma che se ne vada,
Mi fa male vederlo. Tutti dicono, ma quando le nozze, quando le nozze, tutti si congratulano, invece non c'è niente. È tutto campato in aria. Un sogno, bella. Questa broche, che cos'è? Un'ape. L'ha comprata mamma. Sai, a Parigi ho volato in pallone. È tornata l'anima mia, è tornata la mia stella. Sai, io lavoro tutto il giorno per casa, però sogno una cosa sola, una sola: darti un marito ricco, con molti soldi. Allora sì, finalmente dormirei sonni tranquilli, me ne potrei andare in pellegrinaggio a Kiev, a Mosca, in tutti gli altri luoghi santi, andare e non fermarmi mai. Che felicità. Gli uccelli cantano in giardino. Che ora è? Ma sono le 3. Devi andare a letto, tesoro mio. Che felicità sarebbe per me. Si può passare di qua? Sa che non la riconoscevo, Yasha. Com'è cambiato, All'estero. Ma lei chi è? Quando lei è partito io ero così. Tu, Yasha, la figlia di Fyodor Kazaedov, non si ricorda? Che occhetta. Che c'è? Oh, mi ho rotto un piattino. Porta bene. Bisognerebbe avvertire la mamma. C'è Pietie. Ho dato ordine di non svegliarla. 6 anni che è morto papà. E un mese dopo si è annegato nel fiume mio fratello Grisha. Così carino. Ha 7 anni. Mamma non l'ha sopportato. È partita senza voltarsi indietro. Se sapesse come la capisco. E Pietia Trefimo farà il maestro di Grisha. Sarà un colpo per lei rivederlo. Sua signoria vuole essere servita qui. È pronto il caffè? Mm. E tu? E la panna? Oddio mio. Va, buona nulla. È tornata da Parigi. Quando ci andava il mio padrone a Parigi, a cavallo. Fierce, ma che stai dicendo? Fierce, che stai dicendo? Cosa comanda, signora? La mia signora è tornata. Non vedevo l'ora. Adesso posso anche morire. No, fammi ricordare un po'. Gialla in angolo, doppietta al centro. No, taglio in angolo a destra. E pensare che io e te tiravo qui, in questa camera. Quant'è? Pare ieri e adesso io ho quasi 60 anni. Non è strano? Già, passa il tempo. Che? Ho detto che il tempo passa. Ma chi è qui che si profuma come un parrucchiere? Io vado a dormire. Buonanotte, mamma. Bambina mia adorata. Sei contenta adesso che sei a casa? Io non ci credo ancora. Buonanotte, zia. Dio ti benedica come assomiglia a tua madre. Tu alla sua età eri identica, sai? Morta. Quel po' di viaggio, si capisce. Allora, signori, sono 3. Vogliamo fare mattina? Sei sempre la stessa. Adesso bevo il caffè e ce ne andiamo tutti. Oh, grazie, tesoro. Sì, mi sono abituata al caffè di giorno, di notte, a qualunque ora. Grazie. Grazie, vecchietto mio, grazie, tesoro. Vado a vedere se hanno portato dentro tutto. Sì, ma come faccio a stare a sedere? Io voglio di saltare, di ballare, di battere le mani. Io sto sognando. Dio sa quanto l'amo la mia patria, L'amo con tutto il cuore, con tutta l'anima, eppure non ho potuto vederla dal finestrino.
Non ho fatto che piangere. Via, beviamo il caffè. Ti ringrazio, Fierce. Ti ringrazio tanto, vecchietto mio. Sono così felice che tu sia vivo. L'altro ieri. È duro d'orecchi. Tra poco alle 5 mi tocca partire per Kharkov. Ne farei volentieri a meno. Mi piacerebbe star qui a parlare con lei, a contemplarla. Ah, lei è sempre meravigliosa. Più bella che mai. Vestita così alla moda di Paris. Irresistibile. Oh, qui se non stiamo attenti finisce male. Grazie. Il suo qui presente fratello, Leonid Andreevich, sostiene che io sono un tanghero, uno speculatore. Dica pure, io lascio correre. Purché lei abbia sempre la stessa fiducia in me come una volta, e i suoi occhi splendidi e buoni mi guardino come mi hanno sempre guardato, a me basta. Mio padre era servo di suo nonno e di suo padre, ma lei personalmente mi ha fatto tanto bene una volta che io ho messo una croce sul passato. E le voglio bene come una sorella. Anzi, più che una sorella. Sì, ma io non riesco a star ferma. Io muoio dalla gioia. Sì. Ridete pure di me, sono una sciocca. Oh, il mio armadio bello. Il mio tavolino. Quando eri via è morta la balia. Già. C'è pace all'anima sua, me l'hanno scritto. Anche Anastasio non c'è più. Petrusco, il guercio mi ha piantato per andarsene in città dal maresciallo. Scusa. Ah, mia figlia Dashenka le manda i suoi saluti. Grazie. Io adesso le dico una cosa che le farà piacere e la metterà di buon umore. Accidente, questo treno, non c'è tempo per chiacchierare, ma insomma, in quattro parole... Lei sa che il suo giardino dei ciliegi sta per essere venduto. L'asta è già stata fissata per il 22 d'agosto. Niente paura, non c'è da spaventarsi. Lei, mia cara, può dormire tra due guanciali. La strada c'è. E adesso gliela dico. La sua proprietà è a 20 chilometri dalla città. Che sono? Adesso c'è il treno. E... mi segue? Sì. Se lei... divide il giardino dei ciliegi e tutta la terra lungo il fiume in appezzamenti per villini e poi gli affitta, lei ogni anno si mette in tasca 25.000 rubli netti perlomeno. No, mi scusi, sa, ma questa è proprio una sciocchezza. Scusi, io non la capisco bene, Yermolay Alexeyevich. Per ogni ettaro lei prenderà perlomeno 25 rubli l'anno. E se lei mette in giro la voce adesso, in autunno, le garantisco io che non le resterà più un metro libero. Andrà a ruba. Insomma, io le faccio le mie congratulazioni. Lei è salva. Il posto è magnifico, il fiume è profondo. Ma naturalmente ci sarà da ripulire, da sgombrare un po'. Levare di mezzo naturalmente tutte queste vecchie bicocche. Questa casa, per esempio, a che serve? Via, abbattere il vecchio giardino dei ciliegi. Abbatterlo! Allora, amico mio, lei non capisce niente. L'unica cosa interessante che c'è in tutto il nostro governatorato, anzi direi di più straordinaria, è il nostro giardino dei ciliegi. Ma scusi, che ha di straordinario il giardino dei ciliegi? Che è grande. Frutto una volta ogni due anni. E poi nessuno le vuole le ciliegie, non si sa chi venderle. Ma persino il dizionario enciclopedico lo cita, questo giardino. Se non ci muoviamo, se non facciamo qualche cosa, il 22 d'agosto il giardino dei ciliegi e tutta la proprietà partono e non tornano più. Decidetevi, questa è l'unica strada, non ce n'è un'altra. Ma come ve lo devo dire? Ai tempi di una volta, 40-50 anni fa, le ciliegie si seccavano, si marinavano, si mettevano a macerare, si facevano cuocere per fare la marmellata. E certe volte... Zitto, Fierce! E certe volte si mandavano carri a Mosca, a Kharkov, tutti i soldi che entravano. Erano dolci le ciliegie secche una volta.
profumate, tenere, sugose. Avevano la ricetta. E dov'è adesso questa ricetta? E chi lo sa? L'hanno perduta. L'hanno perduta. Oh, Parigi. E a Parigi ha mangiato le ranocchie? I coccodrilli ho mangiato. Cose dell'altro mondo. Fino ad oggi, in campagna, c'erano solo i signori e i contadini. Ma adesso bisogna fare i conti con quelli che hanno fatto i soldi e vogliono costruirsi i villini. Tutte le città, anche le più piccole, adesso sono circondate da villini. E la popolazione aumenta. Fra 20 anni vedrà quanti ce ne saranno. Sì, per ora è gente che si accontenta di bersi il tè sul balcone. Ma gli dia un ettaro di terra e vedrà che si affeziona, comincia a piantare. E da qui a un po' il suo giardino dei ciliegi tornerà ad essere bello, verde, ricco e felice. Ah, che sciocchezza! Senti, mamma. Ci sono 2 telegrammi per te. Eccoli qua. Da Parigi. Basta con Parigi. Liuba, ma tu lo sai quanti anni ha quell'armadio? L'altro giorno apro il cassetto qui in fondo, guardo e ci vedo dei numeri impressi. Sai quando è stato fatto? 100 anni fa! 100 anni! Non è bello? Se ne potrebbe celebrare il centenario. Sì, è un oggetto inanimato, senz'altro, però è sempre un armadio nobile, intellettuale, direi, se serve a conservare dei libri. 100 anni, cose dell'altro mondo! Già, non c'è tanto da scherzare, altro che... Caro, prezioso armadio, io saluto la tua esistenza che da più di un secolo è destinata ai luminosi ideali del bene e della giustizia. Il tuo silenzioso appello a un onesto lavoro mai si affievolì nel corso di questi 100 anni durante i quali tu desti a tutte le generazioni della nostra famiglia l'esempio del dovere, del sacrificio, della fede in un futuro migliore, educando tutti agli ideali del bene e della giustizia sociale. Amen. Non cambi mai, Tullieni. Palla a destra in angolo, taglio al centro. Beh, è ora d'andare. Vuole prendere adesso le pillole? No. A che serve prendere le medicine? Non fanno niente, ne prendo le mani. No. Via qua, le faccio vedere io. No. Improvvisamente impazzito. Le ho mandate giù tutte. A chili proprio, eh. Da lui a Pasqua mezza cesta di cetrioli si è ingozzato. Ma con chi ce l'ha? Sono 3 anni che dottora così, non gli diamo più retta. Rammollimento cerebrale. Oh, mi scusi, Charlotte Ivanna, non ho avuto ancora il bene di salutarla. Sì, lei comincia a baciare la mano, poi il braccio, poi la spalla. Me ne andasse bene una oggi, eh? Charlotte Ivanna, perché non ci fai giochi di prestigio? Sì, Charlotte, un po' di giochi di prestigio. Fossi matta, io ho sonno. Arrivederci. Fra 3 settimane. Stia bene. Arrivederci. Mi è scoccata l'ora. Arrivederci, eh? Ah, ciao. Arrivederci. 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 Accidenti a questo treno. Quando poi avrà pensato alla faccenda di... Mi faccia sapere, 50.000 glieli presto io. Non ci pensi su se... Se ne vada e la faccia finita. Me ne vado. Arrivederci. Che tanghero. Oh, pardon, scusate. Varia lo deve sposare il suo promesso. Zio, per favore. Ma perché, Varia? A me fa molto piacere un bravo uomo. Ah, sì. È un giovane, bisogna dire la verità, di primissimo ordine, anche mia figlia Dashanka dice che a lei dice sempre molte cose.
In ogni modo, mia adorata, mi conceda un prestito di 240 rubli che domani ho gli interessi dell'ipoteca. No. No. No, ma veramente io non ho nulla. Si troveranno. Mai perdere la speranza. Io credevo di essere finito, rovinato, e tutto a un tratto, là, la ferrovia passa per il mio fondo, ma da pagato. E allora qualche altra cosa salterà fuori, se non oggi domani, chi lo sa. Dashen vincerà la lotteria, 200.000 rubli, hai biglietto. Il caffè l'abbiamo bevuto, possiamo andare a letto. Avevo detto di mettere gli altri calzoni. Niente, caparbio, testa dura. Anna dorme. Oh, è spuntato il sole. Vieni, mamma, vieni a vedere come sono belli gli alberi. Ah, senti che aria. Non fa freddo, gli uccelli cantano. Il giardino è tutto bianco, te lo ricordi, Liuba? Questo viale che corre diritto come un nastro teso nelle notti di luna scintilla, te lo ricordi, non l'hai dimenticato? Oh, la mia infanzia, candore della mia infanzia. Era qui che dormivo, da questa finestra vedevo il giardino e al mattino quando mi svegliavo la felicità si svegliava con me. Non è cambiato niente, è rimasto tale e quale. È tutto come una volta, bianco, tutto bianco. Oh, giardino mio bello. Dopo l'autunno grigio e piovoso, dopo il gelo d'inverno sei rinato. Eccoti di nuovo giovane. Gli angeli non t'hanno abbandonato. Potessi levarmi di dosso questa pietra, questa croce che mi strazia. Potessi dimenticare il mio passato. Già. E adesso sarà venduto per i debiti. Non è strano? Guardate. La povera mamma cammina per il viale vestita di bianco. Dove? Dio di misericordia, ma che cosa dici, mamma? No, non mi era parso, no. Laggiù a destra, alla svolta della cappella, un alberello bianco un po' curvo sembrava una donna. Ah, che meraviglia questo giardino, questo mare di fiori e il cielo azzurro. Lyubov Andreevna. La riverisco e vado via subito. Ma avevo ordinato di aspettare fino a domattina, ma l'impazienza è stata troppa. Questo è Pietia Trofimov. Pietia Trofimov, il maestro del suo Grisha. Sono così cambiato. Su, Liuba, su. Ma gliel'avevo tanto detto, Pietia, ad aspettare domattina. Il mio Grish. Il mio piccolo Grish. Figlio mio. Che ci vuoi fare, mamma? È Dio che ha voluto così. Adesso basta. Adesso basta. Il mio bambino è morto. Si è annegato, ma... Ma perché? Ma perché, amico mio? Sì. Siete di là, Anna dorme e io parlo forte. Allora, Pietia... Ma se così...
imbruttito, invecchiato. E come mai? Lo sa come mi ha chiamato una donna in treno? Il signor Zuccapelato. Era un bambino, lei. Uno studentello giovanissimo. E adesso è quasi calvo, ha gli occhiali. Porta ancora la divisa da studente. Ma com'è possibile? Alla sua età ancora studente. Resterò studente tutta la vita, si vede. Andate a letto voi. Anche tu sei invecchiato, Leonid. Allora si va a nanna? Si va a nanna. Oh, io dormo qui. E domattina mi raccomando, mia cara, quei famosi 240 rubli. Non so dire altro questo qua. 240 rubli, così pago gli interessi. Ma non li ho, cara. Ma io li restituisco, anima mia. Cosa sono, tesoro? 200, una somma ridicola. Leonid glieli darà. Leonid, daglieli tu. Io sta fresco se li vuole da me. Andiamo su, daglieli. Ne ho bisogno. Te li ridà. Mia sorella, il vizio di buttar via i soldi non se l'è ancora levato. Fatti là tu che puzzi di pollaio. Sempre il solito buon tempone, Leonid Andreevich. Che dice? È arrivata tua madre dalla campagna. E da ieri in cucina che ti aspetta, ti vuole vedere. Ma vada a farsi friggere. Vergogna! Tanta fretta. Poteva venire domani. Non è cambiata, mamma. Per niente. A lasciarla fare darebbe via tutto. Già. Quando per guarire una malattia si trovano troppi rimedi, vuol dire che la malattia è inguaribile. Io penso, e a furia di pensare trovo molte soluzioni, significa che non ce n'è nessuna. Una ottima sarebbe che ci arrivasse un'eredità. Un'altra, Agnes sposa un milionario e allora tutto è risolto. Un'altra ancora. Andare a Jaroslav e tentare la fortuna con la zia contessa. La zia contessa ha un sacco di milioni. Oddio, oddio, aiutaci. Non frignare. La zia contessa ha i milioni, è vero, ma non ci può vedere. Tanto per cominciare, mia sorella non ha sposato un nobile, ma un avvocatuccio del foro. Non ha sposato un nobile, né si può dire che la sua condotta sia un esempio di virtù. È buona, brava, simpatica, io le voglio bene. Diamole pure tutte le circostanze attenuanti, ma, insomma, è una donna viziosa. E lo si vede, lo si sente in tutto quello che fa. C'è un'aria sulla porta. Che? È incredibile cosa ho qui nell'occhio destro. Comincio a non vederci. Giovedì, andando al tribunale... Ma perché non dormi, Ania? Non posso. Non ci riesco. Uccellino, passerottino mio, tesoro della mia vita. Tu non sei la mia nipotina, tu sei il mio angelo, il mio tutto. Credimi, credi a tuo zio. Ti credo, zio. Tutti ti vogliono bene, tutti ti stimano. Ma zio caro, perché non parli un po' meno? Impara a star zitto. Che stavi dicendo adesso della mamma, eh? Di tua sorella. Ma perché dicevi quelle cose? Già, è vero, è tremendo. Oh, Dio mio, salvo. E prima, con quel discorso idiota all'armadio. E solo quando l'ho finito ho capito che era una cosa idiota. Zio, non parlare, non succederà niente. Sta zitto, ti farà bene, sarai più tranquillo. Sì. Non parlerò più. Dicevo, giovedì sono andato al tribunale, ho incontrato un sacco d'amici, si è parlato di questo, di quest'altro, di palo in frasca. Insomma, arriviamo al dunque, forse ci siamo. Pare che riesca ad ottenere un prestito mediante cambiali e così pagheremo gli interessi della banca. Oddio, aiutaci. Ma non frignare. Martedì ci ritorno e ne voglio riparlare. Tua madre ne parlerà alla PACI, quello figurati non glielo negherà. E tu, quando ti sarai riposata, andrai a Jaroslav dalla zia contessa, dalla tua madrina. Ecco, così
Facciamo tre manovre convergenti, attacchiamo da tre lati e siamo in una botte di ferro. Gli interessi li pagheremo in una maniera o nell'altra, non c'è nessun dubbio, ma te lo giuro, sulla mia testa, su tutto quello che vuoi. La proprietà non sarà venduta, te lo giuro, sul mio onore. Ti do la mia parola d'onore che se io permetterò che si arrivi all'asta, tu avrai il diritto di chiamarmi un uomo senza fede e senza onore. Te lo giuro su tutto me stesso. Come sei bravo, zio, come sei intelligente. Mi hai fatto tornare tranquilla, sono serena, felice. Leonid Andreevich, ma non avete timore di Dio? Andate a letto. Adesso vai, Fis, non ti preoccupare, mi spoglierò da me per oggi. Vai. Allora, bambine mie, vai. Gli altri particolari a domani, adesso è ora di andare a dormire. Io sono un populista dell'80, già, appartengo a un'epoca che certi signori non vedono e non ricordano molto volentieri. Sì, perché hanno paura, perché io le mie convinzioni le ho sempre pagate di persona. I contadini, scusate, mi vogliono bene, per forza, perché bisogna conoscerlo il contadino, bisogna capirlo il contadino in tutto... Zio, un'altra volta. Zio, è tardi. Leonid Andreevich! Vengo. Andate a riposare. Doppia sponda al centro. Andreevich! Vengo! Adesso sono tranquilla. Non ho nessuna voglia di andare a Yaroslav. La zia contessa mi è antipatica. Ma lo zio mi ha ridato la calma. Bisogna andare a dormire. Io vado. Mentre eri fuori, c'è stata una brutta storia. Sai che... Adesso nelle stanze della servitù non ci abitano più altro che i vecchi. Efimiushka, Polia, Karp. Avevano cominciato la notte a far venire certi manigoldi. Però io zitta. Tutto a un tratto ti venga a sapere che avevano spanso la voce che io avevo dato l'ordine di dargli da mangiare soltanto minestra di ceci. Io. Per avarizia, hai capito, avrei fatto questo e sai chi era stato? Sempre quell'Efimiushka, sempre lui. Benone, mi sono detta, così fai, adesso ti accomodo io, lo mando a chiamare. Efimiushka si presenta, gli dico, tu hai detto questo, ma come ti permetti? Mascalzone, ma non lo sai che io... Agnuca. Oh, dormi. Andiamo a lettino. Su. Andiamo a lettino. Oddio, si è addormentata. Il tesorino mio si è addormentato il mio amore, poverino. Dorme, sta dormendo. Stanchezza. Si è addormentato il mio tesorino. Tutti i campanellini che suonano. Sì. Addio, amore. Zio, caro. Nel suo bellettino. Mamma. Nel suo bellettino. Zio. Sì, l'amore mio, tanto sono l'amore mio. Il mio sole, la mia primavera. Thank you.
amici e nemici crevi in fondo. Pur che il cuore sia lieto dal lato dal tuo amore, pur che il cuore sia lieto dal lato dal tuo amore. Non ho neanche un vero passaporto. Non so quanti anni ho. Mi sembra di avere sempre 10 anni. Quando ero piccola, mio padre e mia madre giravano per le fiere a fare spettacoli. E io facevo l'acrobata, il salto mortale e tanti altri numeri. Quando mio padre e mia madre non ci furono più, una signora tedesca mi prese in casa sua, mi allevò, poi crebbi e andai a fare la governante. Ma di dove vengo? Chi sono? Mo, non lo so. Chi mi ha messo al mondo? M'hanno trovata per la strada, sotto un cavolo. Ma chissà, io non so niente. Vorrei tanto parlare con qualcuno, ma con chi? Non ho nessuno. Che mi importa del frastuono del mondo? Di amici e nemici che mi importa, com'è dolce suonare il mandolino. È una chitarra quella, non è un mandolino. E per il povero innamorato pazzo, che è tanto pazzo da essersi innamorato, è un mandolino. Pur che il cuore sia lieto, scaldato dal tuo amore, pur che il cuore sia lieto, scaldato dal tuo amore. Oh, senti come stonano questi animali, neanche cantare sanno. Ah, però che bello deve essere stare all'estero. Ha ragione, non se l'immagina neanche quanto ha ragione. Si capisce, all'estero c'è il progresso. E come no? Io sono un uomo di cultura, ho letto molti libri straordinari, ma ancora non ho potuto accertarmi quale sia la mia vocazione. Se io, per essere più precisi, voglio vivere, o sempre per essere precisi, farmi saltare le cervelle. Nell'incertezza mi porto sempre in tasca questo revolver. Ho finito, me ne vado. E Piodov, sei un grand'uomo. Fai paura. Brrr! Chissà quante donne ti corrono dietro, eh? Questi grandi uomini sono tutti talmente stupidi. Non si sa con chi parlare. Sempre sola. Sempre sola, senza nessuno. Senza sapere nemmeno chi sono. Vita. Per essere precisi, e a prescindere da tutto il resto, cioè parlando più precisamente di me, io devo dichiarare fra l'altro che il destino mi perseguita implacabilmente, come un fuscello in un mare in tempesta. Ho torto? Benissimo. Ma allora perché stamattina mi sveglio, faccio un esempio, guardo e mi vedo sul petto un ragno grosso così... Ho sete, prendo il kvass per bere e che vedo? La cosa più indecente del mondo, uno scarafaggio. Perché? Avdotya Fyodorovna, lei ha letto la storia universale di Bucle? Mi permetto di chiederle un abboccamento. Qualche parola. E parli? Abboccamento, intendevo dire da sola, sola. Ah, e benissimo. No, allora mi vado a prendere lo scialle, sta vicino all'armadio, qui è un po' umido. Ah, bene, vado.
Ora so che farò dal mio revolver. 33 disgrazie, tra noi un bel deficiente. Si sparerà, dici? Oddio mio, no. E sono diventata ansiosa, ho paura di tutto. Sono stata portata qui da piccola dai signori e ho perduto l'abitudine alla vita semplice. Ho le mani bianche, bianche come una signorina. Sono diventata di una sensibilità talmente morbosa, nervosa, aristocratica, che se mi lasci mi verrà una crisi di nervi. Susina. Certo che le ragazze devono sapersi regolare. A me non piacciono le ragazze che si comportano male. Ma io mi sono talmente innamorata di te, sei così istruito, sai parlare di tutto che... è così, sì. Ma se una ragazza si innamora di qualcuno, per me è immorale. Ah, fumare il sigaro all'aria aperta è una delizia. Vengono i signori. Tu vai a casa. Su, vai a casa. Passa per di là, come se andassi al fiume, altrimenti ti vedono e pensano che ti ho dato appuntamento. È una cosa che proprio non potrei sopportare. Quel sigaro mi ha fatto venire un mal di testa che... Vai, vai. Ormai bisogna decidersi. Siamo con l'acqua alla gola, non è tanto complicato. La proprietà la volete trasformare a villini o no? Sì o no? Ma che ci vuole? Non rispondete una parola. Ma chi è qui che fuma questi sigari infernali? Questa ferrovia che hanno fatto serve a qualcosa. Siamo andati in città, abbiamo pranzato. Papà, gialla al centro. Adesso io vado a casa e faccio una bella partita. Ma è sempre tempo, no? Una parola, ci vuole tanto, datemi una risposta. Che? Guarda, ieri era pieno e oggi non c'è più niente. La povera Varia dà caffè e latte a tutti per fare economie. I vecchi mangiano solo ceci e io mi do la pazza gioia. Ecco, addio, è andato tutto per te. Le raccolgo io, per me. Ah, bravo, Yasha, sì, sì, sì. Che idea d'andare a mangiare fuori. Quel vostro ristorante con l'orchestrina, che pena. Con le tovaglie che puzzano di sapore. E che, poi che bisogno c'era di bere tanto, Genia, di mangiare tanto, di tutte quelle chiacchiere. Oggi al ristorante ti sei dato un'altra volta alle conferenze. Dagli anni 70 ai decadenti. Hai fatto un corso. E per chi? Ai camerieri ti metti a parlare dei decadenti. Ma il lupo perde il pelo, ma non il vizio. Ma possibile che si debba sempre trovare fra i piedi, tu? A me, quando la sento parlare, mi viene da ridere più forte di me. O via lui o via io. Vattene, Yasha, su. Porta via. Me ne vado subito. Immediatamente. Lo sa chi ha messo l'occhio sulla vostra proprietà? Zirganov. Ha detto che verrà all'asta personalmente. E lei, da chi l'ha saputo? Ne parla tutta la città. La zia di Yaroslav ha promesso di mandare dei soldi, ma quanti e quando non si sa. Ah, e quanto potrà mandare? 100.000? 200.000? Sì. 10-15.000, ringraziami Dio. Oh, scusate, signori, ma gente così strana, sprovveduta, con la testa nelle nuvole come voi, io non ne ho mai vista. Mi si dice che la vostra proprietà va in vendita e voi, come se non vi riguardasse, non so. No. Cosa dobbiamo fare? Ci insegni, ci dica. Ma che volete che vi insegni? Ve lo dico tutti i giorni vi ripeto la stessa cosa. Il giardino dei ciliegi e la proprietà bisogna dividerli in appezzamenti per villini e questo bisogna farlo subito, prestissimo, perché siamo già alle porte con i sassi.
Ma come faccio a farmi capire? Una volta che avrete deciso, allora vi daranno i soldi. Quanti ne vorrete e sarete salvi. I villini. È una cosa talmente volgare, scusi. Hai perfettamente ragione. Oh, ma io mi metto a piangere, mi metto a gridare, mi fate diventare matto, ma non ne posso più, è una tortura. Lei non è un uomo, lei è una zitella. Eh? Una vecchia zitella, eh! No, non se ne vada, caro, non se ne vada, per carità, resti, lo scongiuro. Forse possiamo trovare qualche altra cosa. Ma che dobbiamo trovare? No, non se ne vada, non se ne vada, la prego. Almeno con lei c'è un po' di vita qui. Io mi aspetto solo che mi caschi la casa addosso. Doppietta bianca all'angolo, gialla al centro. Sono tanti i nostri peccati. Ma quali peccati? Sai che si dice in giro? Che mi sono mangiato tutto in caramelle. I miei peccati. Ho buttato via i soldi dalla finestra come una pazza. Ho sposato un uomo che in vita sua non ha fatto altro che debiti. Beveva da far paura. È morto di champagne. Per mia disgrazia mi sono innamorata d'un altro. Sono diventata la sua amante. E da allora è cominciato il castigo, la rovina. Là nel fiume è affogato mio figlio. E io sono fuggita all'estero, fuggita proprio per non tornare più. Non lo volevo più vedere. Quel maledetto fiume, a occhi chiusi, sono fuggita per non vedere più niente. Ma lui dietro, implacabile, non voleva lasciarmi andare. A Mentone ho comprato una villa, perché lui si è ammalato lì. E per 3 anni non ho avuto un momento di respiro, né di giorno né di notte. Mi ha stroncato la sua malattia, mi ha succhiato l'anima. Finché l'anno scorso, indebitata fino al collo, ho dovuto vendere la villa e me ne sono andata a Parigi. E là, lui mi ha tradita con un'altra. Io ho tentato di avvelenarmi. Tutto così stupido, così vergognoso. Finché tutto ad un tratto mi è venuta la nostalgia della Russia, della patria, della mia infanzia. Signore, abbi pietà di me. Perdonami tutti i miei peccati, non mi punire ancora, basta. Basta. L'ho ricevuto ieri da Parigi. Mi chiede perdono. Mi supplica di tornare. Mi pare di sentire una musica. È la nostra famosa orchestra ebrea, te la ricordi, Liuba? 4 violini, un flauto, un contrabbasso. Esiste ancora. Perché non la chiamiamo qualche volta per fare una serata? Scopre quattrini, il russo, da francese. Ho visto una commedia ieri a teatro. Da sbellicarsi dalle righe. Forse non c'era niente da ridere. Ma perché invece di vedere commedia lei non guarda un po' in fondo a se stesso? Eh?
fate tutta una vita così grigia. Dite tante di quelle cose inutili. Non è la verità. Non c'è che dire. Facciamo proprio una vita stupida. Mio padre era un contadino zuccone, non capiva niente, non mi ha insegnato niente. Era sbronzo tutto il giorno, soltanto il bastone sapevo usare. E anch'io sono un povero ignorante, non ho studiato, non ho imparato niente. So neanche scrivere. Quattro zampe di gallina da far vergogna ai sassi. Ma... che bestia sono, che bestia. Lei ha bisogno di una buona moglie, amico mio. Già. La nostra Varia è una bravissima ragazza. Già. E viene da una famiglia molto, molto semplice, alla buona. E poi, quello che è molto più interessante... è innamorata di lei. Ah, e anche lei so che non dispiace. Oh, non dico di no, è una brava ragazza. E allora? Mi hanno offerto un posto in banca. 6.000 rubli all'anno. Oh, mi senti? Ti sento, fammi piacere. Permette, eccellenza. Il cappotto. È umido. Quanto sei noioso, figliolo mio. Vergogna. Stamattina è uscito senza neanche avvertirmi. Come sei invecchiato, Fierso. Eccellenza? Ha detto che sei molto vecchio. Sono al mondo da tanto tempo. Suo padre non era ancora nato, che già volevano darmi moglie. Quando hanno liberato i servi, io ero già primo cameriere. Io non volevo essere liberato e sono rimasto coi signori. Ricordo che erano tutti contenti. Contenti di che non lo sapevano neanche loro. Allora sì, si stava bene. C'erano le catene, la frusta. Bei tempi. I contadini stavano coi signori. I signori coi contadini. Adesso è un pandemonio. Non si capisce più niente. Tutto. Zitto, Fierce. Domani vado in città. Mi hanno promesso di presentarmi a un generale che mi farà un prestito dietro cambiali. Farà un buco nell'acqua, non riuscirà a pagare gli interessi. Ma dia retta a me. Non esiste nessun generale. Se l'hai sognato. Oh, ecco che arrivano i nostri. Ma l'hai seduta qui. Venite qua. Quanto bene, io voglio tutte e due. Sedetevi accanto a me, una di qua e una di là, così. Il nostro studente a vita, sempre stretto alle gonnelle. Ma si impicci dei fatti suoi. Fra poco avrà 50 anni ed è sempre studente. Ma la pianti con questi scherzi, idioti. Se rabbi sul serio. Mi lasci stare. Scusi, mi dica, qual è la sua opinione di me? Sentiamo. Di lei, Yermolay Alexeyevich? Di lei so questo. Lei è molto ricco. Tra poco diventerà milionario. Nell'evoluzione della specie, com'è necessario il pesce grosso che mangia il pesce piccolo, così... è necessario anche lei. Oh, Piedia, lei sa parlare meglio dei pianeti. No. Continuiamo la conversazione di ieri sera. Di che parlavamo ieri sera? Dell'uomo orgoglioso. Ah, sì. Abbiamo parlato, senza concludere niente. L'uomo orgoglioso, secondo lei, ha qualche cosa di mistico. Sì, può darsi, forse lei ha anche ragione. Ma parlando alla buona terra, che cos'è questo orgoglio? Che senso ha, visto che gli uomini sono creature fisiologicamente deboli, per lo più rozze, prive di intelligenza, profondamente infelici? Allora, che cosa significa questo orgoglio? Ma perché non la finiamo di adorare noi stessi? Mettiamoci a lavorare.
A che serve? Tanto si muore lo stesso. E chi lo sa? E poi che cosa vuol dire si muore? Forse l'uomo ha 100 sensi. Ne muoiono 5 e gli altri 95 restano vivi. Lei che ne sa? Com'è intelligente lei, Pietro. Oh, un cervellone. L'umanità procede per la sua strada. A mano perfeziona le sue energie. Quello che oggi ci sembra irraggiungibile, domani sarà più vicino, più comprensibile. Solo bisogna lavorare. Aiutare con tutte le nostre forze quelli che cercano la verità. Da noi in Russia chi è che sa lavorare? Pochissimi. Quasi tutti gli intellettuali che conosco non fanno niente, non alzano un dito, non cercano niente. Si considerano persone colte, ma ai dipendenti danno del tu. I contadini li trattano come bestie. Non studiano, non leggono niente di serio. Se ne stanno con le mani in mano. Di scienza parlano soltanto. D'arte ne masticano poco. Si danno grandi arie. Fanno la faccia truce, discutono di alta filosofia, e intanto non vedono che sotto i loro occhi i lavoratori non mangiano. Dormono per terra, in 30 o 40 nella stessa stanza, e dappertutto cimici, puzza, sporcizia morale. Allora è chiaro che tutti i nostri bei discorsi li facciamo per gettarci il fumo negli occhi, a noi e agli altri. Ma fatemene vedere uno solo di questi famosi asili di cui tanto si sente parlare, di queste famose sale di lettura per i contadini. Solo nei romanzi li trovate. In realtà non ci sono, c'è solo sporcizia, ignoranza, colera. No, no. I discorsi troppo seri non mi piacciono, mi fanno paura. Io ho paura delle facce troppo serie. Sì. Ma stiamo zitti che a me. Io mi alzo tutte le mattine alle 5. Lavoro dalla mattina alla sera, maneggio soldi miei e degli altri e vedo com'è in giro la gente. Basta mettersi a fare un lavoro qualsiasi per vedere quanta poca gente c'è in giro, onesta e per bene. Certe volte quando non dormo penso, oh Signore, tu ci hai dato tutte queste belle foreste, questi campi sterminati, questi orizzonti così vasti, ma noi vivendo qui dovremmo essere dei giganti. Lasci stare i giganti, nelle favole vanno bene i giganti, ma nella vita fanno paura. I Fyodor con la sua chitarra. E piove con la sua chitarra. Signori, è tramontato il sole. Già. Oh natura divina, tu splendi di tutte le bellezze. Tu sei bella e indifferente. Noi ti chiamiamo madre. Tu racchiudi in te la vita e la morte, tu esalti e tu distruggi. Zio, non ricominciamo. Come oratore lei è meglio nelle palle gialle e bucchietta al cielo. Muto come un pesce. Va. Che cos'è? Non so. Lontano, nel pozzo di qualche miniera, sarà caduto uno di quei carrelli, sai? Lontano, però. No, qualche verso d'uccelli, un airone o qualcosa di simile. O un gu. Mi ha dato i brividi. Prima della disgrazia successe lo stesso. Si sentiva il verso della civetta. Il samovar intronava come una campana. Prima di quale disgrazia? Come? Prima di quale disgrazia? La liberazione dei servi, no? Quale disgrazia? Sapete, signori, che è ora d'andare? Si fa notte. Ma tu stai piangendo, bambina mia. Che cos'hai? Cos'è? Niente. Oh. Arriva qualcuno. È permesso? Si può andare di qui dritto alla stazione? Sì, si può andare. Segua questa strada. I miei più sentiti ringraziamenti. Che bella serata!
Non odi, fratel mio, compagno ai pianti. A te sale dal Volga ampio un lamento. Mademoiselle, per un povero russo affamato non ha 30 coperti. Può essere più scostumati, no, un po' no, di creanza. Aspettate. Prendete. Beh, d'argento non ne ho. Prendete una moneta d'oro. I miei più sentiti ringraziamenti. Ma io me ne vado, mamma. Ma come? A casa non sappiamo come sfamare la gente. Tu a quello lì dai una moneta d'oro. Scusa, cara, scusa tanto, hai ragione. Adesso andiamo a casa e ti do tutto quello che ho. Dammela, Eric Cage. Sia gentile, mi presti ancora qualche cosa? D'accordo. Andiamocene, signore, si fa tardi. Ah, Aria! Lo sai che qui poco fa si è concluso il tuo matrimonio? A fra poco i confetti. Tanti auguri. Non si scherza su certe cose. Ofelia, va in convento. Mi tremano le mani. È tanto tempo che non gioco a biliardo. Ofelia, o ninfa bella, ricordami delle tue razioni. Signori, su, andiamola. La cena ci attende, no? Mi ha fatto una paura. Ho ancora un batticuore. Io batto sul solito tasto, il 22 d'agosto il giardino dei ciliegi va in vendita all'asta. Io ve lo ricordo, ci pensi chi può. Meno male che quell'uomo ha spaventato Varia, così possiamo restare soli. Varia ha paura che ci innamoriamo. Ci sta sempre alle costole come un gendarme. Non le può neanche passare per quel suo cervello di gallina che noi siamo superiori all'amore. Noi siamo contro tutte le miserie e gli ostacoli che ci impediscono di essere liberi e felici. È questo che dà un senso, uno scopo alla nostra vita. Avanti! Noi facciamo il nostro cammino senza badare ad ostacoli, verso la stella che ci brilla davanti. Forza, non ci fermiamo, amici! Come parla bene. Come si sta bene oggi qui? Sì, è bellissimo. Che ha fatto di me, Pietia? Perché non sento più quell'amore che sentivo una volta per il giardino dei ciliegi? L'amavo tanto, l'adoravo. Mi pareva che in tutta la Russia non ci fosse niente di più bello del nostro giardino. Tutta la Russia è il nostro giardino. La terra è grande, è bella, e vi sono dappertutto luoghi meravigliosi. Ma pensi, Ania, pensi, suo padre, suo nonno, i suoi antenati possedevano servi, erano proprietari di anime, di uomini vivi. Ma non vede che da ogni ramo, foglia, fiore del suo giardino la guardano occhi di uomini? Non ne sente le voci che parlano? Possedere vite umane. È questo che vi ha corrotto, tutti quanti. I suoi avi e voi che vivete adesso, tanto che sua madre, suo zio, lei stessa. Non vi accorgete nemmeno più che state vivendo di debiti, che siete in debito verso tutti quelli alle spalle dei quali siete vissuti, ai quali avete impedito di vivere. In questo paese siamo indietro di almeno 200 anni. Non abbiamo niente, non abbiamo idea di quello che è il nostro passato. Non facciamo altro che filosofare, lamentarci, bere la vodka. Ma una cosa salta subito agli occhi. Se vogliamo veramente incominciare a vivere, dobbiamo prima di tutto riscattare il nostro passato. Col nostro passato dobbiamo finirla. Ma come fare? Noi non possiamo riscattare il nostro passato altro che con la sofferenza. Lavorando disperatamente, senza fermarci mai. Mi capisci, Ania? La casa dove viviamo già da molto non è più la nostra casa. Me ne andrò. Le do la mia parola.
Se lei ha la chiave, la butti nel pozzo e parta. Sia libera, come il vento. Com'è bello quello che mi dice. Mi creda, Ania, mi creda. Io ho appena 30 anni. Sono giovane, sono ancora studente. Ma quante ne ho già passate. Ogni inverno la malattia, la fame, l'incertezza, la miseria. Quante batoste mi ha dato il destino, dove non mi ha sbattuto. Eppure, sempre, in ogni momento, di notte e di giorno, io ho avuto l'anima piena di presentimenti. Io sento che la felicità sta per arrivare. La sento, la vedo. Sta sorgendo la luna. Ania! Sì. Ania! C'è la luna. Dove sei? Eccola. La felicità si avvicina sempre di più. Arriva, ne sento i passi. E se anche non saremo noi a vederla, a conoscerla. Che fa? Non importa. La vedranno gli altri. Ania, dove sei? Ancora varia. Dio, che noia. Non fa niente. Andiamo al fiume. È così bello là. Sì, andiamo al fiume. Chevalier Rouge, nous remercions.
Oh, io non dovrei ballare. Io sono di costituzione pletorica. Ho già avuto due colpi apoplettici. Ma come si fa? Sei in mezzo ai cani, non abbaiare, ma almeno la cosa la devi menare. Diceva il mio defunto genitore, che Dio l'abbia in gloria, scherzava sempre, che l'origine della nostra famiglia di antichissima nobiltà equestre rimonta a quel famoso cavallo che Caligola fece senatore. Il guaio è che non ci sono i soldi. Il cane cerca sempre l'osso e io sempre a caccia di quattrini. Infatti lei ha un po' la faccia da cavallo. E perché no? Un cavallo. Un animale utile. Si può vendere il cavallo. Madama Lapakin. Madama Lapakin. Il signore ha mangiato dalle tarme. Ma hanno mangiato le tarme? Tanto meglio per loro. In te la testa l'hanno chiamato, ma chi la paga? Non lo so. Vieni da scritto che ti stai Certo che se tutti gli sforzi che ha dedicato in vita sua a trovare i soldi per pagare le ipoteche lei li avesse spesi per qualche altra attività, lei a quest'ora avrebbe rivoltato il mondo. Nietzsche, il filosofo, cervello immenso, celebre in tutto il mondo, ha scritto nei suoi libri che è lecito fare carte false. Si può. Lei ha letto Nietzsche? No, me l'ha detto mia figlia Dashenka. E io sono combinato in modo tale che solo carte false posso fare. Solo carte false. Domani ho un impegno di 310 rubli e ne ho trovati appena 130. 130, eccoli qua. Anzi no, allora eccoli qua. No, eccoli qua. No. Ho perduto i soldi. Sa che ho perduto i soldi? Dove sono i soldi? Ah, no, nella folla. Mi è venuto un accidente. Leonid ci mette tanto che fa in città di Dunyasha. Dai te all'orchestra. L'asta non c'è stata, evidentemente. No? Ma allora... L'orchestra l'abbiamo fatta venire per niente, la festa l'abbiamo fatta per niente. Non importa, fa lo stesso. Prendi sulla carta quella che vuole. L'ho pensato. Molto bene, adesso prenda. Tenga, mischi, 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 mischi. Mischi, mischi, mischi. Adesso dia a me, mio gentilissimo signor Piscic. Ai, vai, bravi. Adesso cerchi, 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 cerchi. È nella sua tasca a sinistra. Impossibile, impossibile. Lotto di fiche, è proprio quella, una cosa dell'altro mondo. Senza pensare mi dica qual è la prima carta. E cosa? La donna di fiori. E lei? Su, qual è la prima carta? L'asso di cuore. È lui! È lui! È lui! Oh, che bella giornata oggi! Oh sì, oggi il tempo è meraviglioso. Oh, come siete bella, signora! Anche voi siete bella, signora. Brava la signora Ventino! La cosa dell'altro mondo, Charlotte Ivanna! Lei è una donna magnifica e irresistibile. Io sono innamorata pazzo di lei. Innamorata pazzo? Ma lei sa che cosa vuol dire l'amore? Come lo so, corre ancora una cavallina. Attenzione, sono un altro gioco! Vedono questo bellissimo plate? Voglio venderlo a lor signori. Nessuno compra, nessuno compra. Offerte prego, nessuno vuol comprare. Cose dell'altro mondo. Dai, suoi, trai. Wow. Attenzione, attenzione ancora una volta. Eins, zwei, drei. Si voglio.
viene ancora? Ma che fai in città? Ma non è possibile che a quest'ora non sia tutto finito. O hanno venduto tutto o non c'è stato niente, ma... Ma perché tenere la gente in ansia così? Vedrai che zio l'ha comprata. Sì, sì, sì. La zia contessa gli ha mandato la procura per comprare a nome suo col trasferimento del debito. L'ha fatto per Ania. Dio sia lodato, ma io credo che l'ha comprata lo zio. La zia contessa ha spedito 15.000 rubli per comprare la proprietà. E a nome suo, perché di noi non si fida. 15.000 rubli. Non bastano neanche per pagare gli interessi. Voglio il mio destino che si decide. Il mio destino. Madama Lapakin, Madama Lapakin. Studente a vita, due volte si è fatto cacciare dall'università. Maria, ma perché ti arrabbi? Ma ti chiama signora Lapakin, che male c'è? Tu vuoi sposare Lapakin? Sposalo, è un bravo uomo, serio. E non lo vuoi sposare, non lo sposare, nessuno ti obbliga. Mamma, ma per me questa è una cosa seria, io ci tengo, è un bravo uomo. 11 a 4, mi piace. Beh, allora sposalo, cara, che aspetti? Io non capisco. Mamma, non posso fargliela io la dichiarazione. Sono 2 anni che se ne parla in giro, tutti ne parlano. Ma lui o sta zitto o scherza. Io ormai l'ho capito. Lui lavora dalla mattina alla sera, fa un sacco di soldi. A me, figurati se pensa a me. Se avessi un po' di soldi, non molti, 100 rubli, io pianterei tutto e me ne andrei lontano. Monaca mi farei. Oh, che felicità. Studente, ma che studia? Lei che non capisce niente. Come si è fatto vecchio, Lidia. Come è diventato brutto. Soltanto, mamma, io non posso stare senza fare niente. Ecco, io ho bisogno ogni minuto di avere qualche cosa da fare. Biliardo! Ma che cosa fa qui il biliardo? Gioca al biliardo, balla! Ma chi gli ha dato il permesso? Io non capisco! Non la prenda in giro, Pietro. Ha già tanti guai per conto suo. È noiosa, petulante. Ficca sempre il naso dappertutto. Non ci ha dato tregua quest'estate a mia Dania. Chissà perché. Temeva che ci mettessimo a fare l'amore. Ma di che si impiccia? Ho altro da pensare io. Sono così lontano da queste meschinità. Noi siamo al di là dell'amore. Io si vede che ne sono ancora di qua. Ma perché non torna lì a me? Che fare? Almeno saperlo. L'hanno venduta la proprietà o no? Sarebbe troppo, troppo, troppo. Tutto mi sembra talmente impossibile, un disastro, una sciagura tale che... Beh, io non voglio neanche pensarci, no. Se ci penso io divento matta, io non posso, mi ci perdo, io sarei capace di urlare. Di fare qualsiasi pazzia. Mi salvi, Pietia, mi dica qualche cosa. Ma che cosa le importa, mi scusi, che la proprietà oggi sia stata venduta o no? È un pezzo che se n'è andato. Finito, chiuso. Vuol tornare indietro? Spera di riaverla. Su, si metta l'animo in pace. Non si può passare la vita ad ingannarsi. Guardiamo una volta tanto in faccia la verità. Ma quale verità? Lei vede sempre la verità. Lei. Io invece non la vedo più. Ho perduto la vista, non vedo più niente, buio. Buio. Lei risolve come se niente fosse tutti i più grandi problemi. Ma scusi, caro, mi dica, ma non sarà perché lei è ancora giovane e non ha sperimentato i dolori, la sofferenza della vita e non ha patito abbastanza?
Lei guarda davanti a sé con tanta sicurezza, ma forse è perché lei che non vede. Lei non si aspetta niente di spaventoso, perché non la conosce ancora, lei, la vita. La vita è ancora oscura ai suoi occhi, che sono giovani. Sì, sì, lei sarà più forte, più coraggioso, più profondo di tutti noi, tutto quello che vuole. No, io le chiedo soltanto un po' di comprensione. Abbia pietà. Mi dia un po' della sua comprensione. Guarda, io sono nata qui. Qui ho vissuto mio padre, mia madre, i miei nonni. Io l'amo, questa casa. Senza il giardino dei ciliegi la vita per me non è più concepibile. Che senso ha? Volete venderlo? Vendete anche me? Allora, capisce? Mio figlio è annegato qui. Dio generoso, mi dia un po' di pietà. Lei è così caro, così buono. Sì, sì, io la compiango, ma non... Non così, non così, mi deve dire. Non così! Un chiasso insopportabile. Piccolo rumore mi ferisce, io tremo tutta, guardi, tremo tutta, ma di là in camera mia non posso andare, guai, la sola idea mi fa orrore. Cerchi di non giudicarmi, Pietro. Io le voglio bene come a un figlio. Davvero io vorrei darle la mia anima, caro, glielo giuro. Soltanto, tesoro mio, lei deve studiare. Deve prendere la laurea, se no che fa lei? Niente. Niente, il vagabondo. Lei si lascia trascinare così come una foglia di qua, di là. Non lo capisco, è tanto strano lei. E poi bisognerà pure fare qualche cosa per quella sua barba, perché cresca un po' meglio. Ma sa che lei mi fa tanto ridere. Io non ci tengo ad essere bello. E un telegramma da Parigi. Uno al giorno, ne ricevo uno ieri, uno oggi. Ma quest'uomo è impossibile, è andato ad ammalarsi un'altra volta. Ti si sta male di nuovo. Mi chiede perdono. Mi supplica in ginocchio di tornare. Io in fondo adesso dovrei tornare a Parigi e vivere con lui. Non mi guardi con quella faccia severa, Pietia, ma... E che posso fare? È un uomo solo, poverino, ammalato, senza nessuno che l'aiuti, ma... Chi gli dà le medicine? Chi gli impedisce di fare uno sproposito? E poi a che serve mentire, nasconderlo? Io gli voglio bene, l'amo. L'amo. Sì, l'amo. È la pietra che porto al collo, e anche se mi trascinassi a fondo, io
Io l'amo, questa pietra. Io non posso farne a meno, è più forte di me. Non pensi cose cattive, Pia, che non parli. Ma mi scusi la sincerità. No, non dica niente. Mi permetta. No. Ma quest'uomo l'ha rovinata. Non dica questo. L'ha messa sul lastrico. No. È un farabutto. No. Tutti lo sanno. È un piccolo, ignobile farabutto, indegno di lei. Alla sua età... lei porta ancora i calzoncini corti. Cosa? Saraia. Ma quando è che cresce? Quando è che diventa uomo? Bisogna diventare uomini. Alla sua età lei dovrebbe capire. La gente che ama, anche lei dovrebbe amare. Ma si innamori una buona volta, ma sì, proprio. E non faccio tanto l'austero, l'incorruttibile, il casto Giuseppe. Non si dia tante arie, sa, lei è un povero disgraziato, un maniaco, uno scherzo di natura. Ma che cosa sta dicendo? Io solo al di là dell'amore, ma lei non è al di là dell'amore, lei è soltanto, come direbbe il nostro Fierce, un buono a nulla. Ma è orribile! Non avere neanche un amante, alla sua età. Ma che cosa sta dicendo? Io me ne vado. No, non ti aspetti. No, fra noi... tutto è finito! Ma non sia ridicolo, Pietro! Io scherzavo! Pietro! Ma che è successo? Pietro è caduto per le scale! Mannato questo Pietro! Vieni, andiamo! Le vostre guance sono pallide, ma io mi lascio indietro una metà della... Basta! Io mi sento proprio negato. Candido Giglio, le chiedo perdono. Balliamo? Balliamo. Su. Ciao vecchiaccio, come va? Come? Come va? Non sto bene, no. Prima a casa nostra venivano generali a ballare, baroni, ammiragli. Adesso invitiamo l'impiegato postale e il capostazione. E si fanno anche pregare. Non so che ho. Mi sento debole. Sì. Il padrone, buonanima, si curava con la ceralacca. Sì. Qualunque malattia aveva, prendeva la ceralacca. Anch'io la prendo la ceralacca. Saranno 20 anni, forse più. Sarà quello che mi tiene in vita. Ma quanto sei noioso, vecchio mio, perché non crepi e non ti lavi di torno? Ehi tu, buona nulla! Basta. Io sono stanca, mi fermo. Merci. Dice che in cucina è venuto un uomo. Ha detto che il giardino dei ciliegi è stato venduto. A chi è stato venduto? Non si sa. Se n'è andato. Sì, c'era un vecchio che diceva non so che cose in cucina, ma io non l'avevo mai visto. Elianita Andreich, che non si vede ancora. Va in giro col soprabito leggero, da mezza stagione. Scommetto che torna col raffreddore. Questi giovani... Se nessuno mi dice niente, poi io muoio. Quindi mi lascia, va a vedere. Informati a chi è stato venduto. Ma quel vecchio a quest'ora chissà dove sarà arrivato. Ma che c'è da ridere? Ma cos'è tutta questa allegria? Mi fa ridere quell'ipiodo. Che bestia, le 33 disgrazie. Se vendono la proprietà, tu dove te ne andrai?
dove lei mi comanda, eccellenza. Una faccia. Cos'è, stai poco bene? Va a letto, va. Ma già, vado a letto. E qui chi resta a fare il servizio, a sparecchiare? Sono io solo in tutta la casa. Vado a letto. Mi permetta, scusi. Sia buono, una preghiera. Se lei ritorna a Parigi, mi porti con sé. Io non posso più restare qui, assolutamente. Cosa vuole che le dica? Lo vede anche lei, no? Il paese è incivile, la gente è maleducata, ignorante, una noia. Cucinano in un modo infame, continuamente questo first tra i piedi che brontola frasi offensive. La prego, mi porti con sé, sia buono. No, mi conceda un balzerino, no, devo... divina, maliosa, amabile, seduttrice, stupenda, sì, magnifica donna. Ma io 180 rubettini glieli piglio. Amore, no! Signora vuole che balliamo anche noi, perché ci sono poche coppie. Ma a me ballare fa girare la testa, mi fa venire un batticuore. Irs Nikolajevic, adesso poi l'impiegato della posta, mi ha detto una cosa che mi ha fatto mancare il fiato. E che ti ha detto? E mi ha detto, lei è un fiore di bosco. Che noia. Lei è un fiore. Io sono così sensibile. Mi piacciono tanto le paroline dolci. Tu andrai a finir male. Sì. Avdotia Fiodorna, lei mi sfugge. Lei mi evita come la peste. Quando mi vede come se vedesse uno scarafaggio. Ah, insomma, sentiamo cosa vuole. E può darsi, indubbiamente... Lei ha anche ragione, ma tuttavia, se andiamo a guardare dal punto di vista, lei, se così posso permettermi di esprimermi, mi ha veramente ridotto la quintessenza. E disdetta, disdetta, ogni giorno mi capita una disgrazia. Ma io ormai ho fatto il callo, io del mio destino, io ormai sorrido. Ma come? Prima lei mi dà la sua parola e poi ammettiamo pure che io... La prego, parliamo d'altro, mi lasci stare. Sto sognando. Ogni giorno una disgrazia, ma io, se così posso esprimermi, sorrido. Anzi, no, rido. Ancora qui stai, Simeon? Ma sai che sei un bello sfacciato? Vattene via, tu, Dunyasha. Prima giochi al biliardo e rompi una stecca. Adesso balli. Poi te ne vai in giro per il salotto come se fossi un invitato. Lei non può, se così posso esprimermi, farmi una scenata. Io non ti faccio nessuna scenata, io ti parlo. Tu non fai altro che andare a zonzo tutto il giorno e non combinare niente. Noi abbiamo un ragioniere, mi sai dire perché? Se io lavoro, mangio, bevo, vado a spasso, gioco al biliardo, questo lo può giudicare solo la gente più anziana e che capisce. Ma tu osi parlarmi così? E come ti permetti? Perché? Io non capisco? Esci fuori di qui immediatamente, sai. Vattene, sparisci! La prego di esprimersi in modo più delicato! Immediatamente! Vattene! Ma tre disgrazie, non metterai mai più piede qui dentro, sai! Ma che non ti veda mai più! Aiuta! Io contro di lei faccio ricorso! Ah, ma non te ne vuoi andare? Aspetta che adesso ti accomodi! No, prendicelo! Ma tante grazie! Mi dispiace tanto! Oh, ma niente! Io la ringrazio umilmente della gentile ospitalità! Oh. No, veramente non c'è niente da ringraziare. Io spero di non averlo fatto male. No, no, signora, no. Un dolce bernoccolo che mi crescerà bello grosso. È arrivato la Fati! Gli arruolati! Sì, sì, è il cielo che lo manda! Oh, si ricogna che sei un amore, tesoro! Qui solo acqua di Sels, ma ci divertiamo. Lei, sì.
tanto ci avete messo. E dov'è Leonidia? Leonidia Andriej è qui con me. Arriva. E allora? Allora, l'asta, mi dica. L'asta... L'asta è finita alle 4, ma abbiamo perduto il treno e fino alle 9:30 non ce n'è. Scusate, ma non tiro la testa. Lienia! Lienia, allora! Lienia, che hai? Lienia, parla. In nome di Dio, parla. Tieni, queste sono acciughe. E queste sono aringhe del chersonese. Io oggi non ho mangiato niente. Che vita d'inferno ho fatto oggi. Stanco morto. Vieni, Fisch, che mi cambio. E allora l'asta com'è andata? Racconta. È stato venduto il giardino dei ciliegi. È stato venduto. E chi l'ha comprato? Io l'ho comprato. Io. L'ho comprato io. Non aspettate, signori, abbiate la bontà. Ho la testa in subbuglio e non riesco a parlare. Oddio. Siamo arrivati all'asta e Zirganov era già lì. Leonid Andreevich aveva solo 15.000 rubli. E Zirganov ha offerto subito 30, più gli arretrati. E allora, visto come stava la faccenda, io mi butto l'attacco. Sparo 40, lui 45, io 55. Lui aumentava di 5, io di 10. Ho offerto 90 più gli arretrati e... è rimasto. Il giardino dei ciliegi adesso è mio. Mio, mio! Oddio mio, signore! Il giardino dei ciliegi appartiene a me, a me! Ma io sono ubriaco, ho perduto la testa, io sono matto, no, non prendetemi in giro, ma perché mio padre e mio nonno non s'alzano dalla tomba e non vengono a vedere questo miracolo, il loro Yermolai, sì, proprio quello carico di botte, mezzo analfabeta, quello che d'inverno girava scalzo per le strade. Sì, sì, lui, proprio lui, si è comprato una proprietà che è una più bella. Non c'è al mondo. La proprietà dove mio padre e mio nonno erano servi ho comprato, dove non avevano il diritto di entrare neanche in cucina. Oh, Dio mio. Io sogno, è una pazzia, è un miraggio. Ma non vi pare un frutto della vostra immaginazione, eh? Ma arrivate a credere ai vostri occhi! Oh, Dio mio! Ha buttato le chiavi per terra. Vuol farci vedere che non è più lei la padrona adesso. Ma che importa?
suonate la musica, suonate, vi voglio sentire. Venite, venite tutti quanti a vedere come ormai la Pachin butta giù a colpi di scure il giardino dei ciliegi, come cadono gli alberi. E a noi qui costruiremo tante case di campagna e i nostri nipoti e pronipoti qui vivranno una nuova vita. Musica, maestro, venite, venite! Andiamo, andiamo, signori! Ma perché? Perché non mi ha dato le vita? Povera, cara, 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 gentile signora. Troppo tardi ormai. Indietro non si torna. Finisse presto, cambiasse presto questa nostra vita così inconcludente, infelice. Sta piangendo. Andiamo di là nel salone, lasciamola tranquilla. Mm-hmm. Andiamo. Che è questa storia? Musica un po' vita! Comando io adesso! Saltate il tuo signore padrone! Il proprietario del giardino dei ciliegi! Bene, tutto il bene del mondo. Che tu sia benedetta. Il giardino dei ciliegi non c'è più, è venduto, è vero. È vero, ma non piangere, mamma. Ti è rimasta la tua vita da vivere. Il tuo cuore, così buono e generoso. Vieni con me. Andiamo, cara, andiamo via di qua, vieni. Pianteremo un nuovo giardino. Più bello di questo, vedrai. Ti piacerà. È una gioia dolce, profonda, scenderà nella tua anima come un bel sole nella sera. E tu allora riderai, mamma. Andiamo, mammina mia adorata. Andiamo. Permettete, un brivellino, non si fa. Un brindisi da Dio? Mi sono scordato di prenderlo in città. E qui alla stazione ho trovato. Prego, signori. Prego, non fate complimenti. Se lo sapevo non lo compravo. E allora non lo bevo neanche io. Yasha, bevilo tu almeno un bicchiere, no? Buon viaggio a chi parte e felice permanenza. Ma questo non è vero champagne. Ve lo posso garantire io che me ne intendo. 8 rubli la bottiglia. Ma qui fa un freddo cane. Già, oggi non hanno acceso, ma tanto che fa? Si parte. Che hai? Allegria. È ottobre, ma c'è il sole. Il tempo è bello, sembra estate. Per fabbricare va benissimo. Ah, signori, signori, tenete presente che il treno parte tra 46 minuti in punto. Quindi fra 20 minuti bisogna avviarsi alla stazione. Sbrigarsi, prego. Ci siamo a quanto pare. Hanno attaccato i cavalli. Ma dove diavolo
Sono andate a finire le mie calosce. Maria, non trovo le calosce! Sono sparite! Io adesso me ne vado a Kharkov. Faremo un pezzo di strada insieme. A Kharkov ci resterò tutto l'inverno. Qui con voi ho perso il tempo in chiacchiere. Mi è venuta la malinconia, furia di non far niente. Io senza lavorare non ci so stare. Le mani mi vanno a spasso per conto loro, come se non fossero le mie. Yasha! Bene, adesso noi ce ne andremo, così lei potrà tornare alle sue benemerite occupazioni. Beva un bicchiere. Fossi matto. Yasha! Allora, a Mosca adesso? Sì, l'accompagno in città e poi domani a Mosca. Già. Chissà con che ansia ti aspettano i professori, eh? Staranno tutti fermi ad aspettare te. Se non arrivi tu, non cominciano le lezioni. Ma fatti un po' gli affari tuoi. Ma da quanti anni studi all'università? Ma trovo qualche altra cosa, sempre queste vecchie stupidaggini. Senti, noi due forse non ci vedremo più. Come ultimo addio, scusa se ti do un consiglio. Non fare troppi gesti con le mani. Levatelo questo vizio. Adesso costruisci casa di campagna con la speranza che domani diventino tante, tante fattorie. Beh, anche questi sono gesti inutili, manie di grandezza. Però, in fondo sei simpatico. Hai belle dita, da artista. Un cuore buono, sensibile. Carissimo. Arrivederci e grazie. Grazie di tutto. Ti servono soldi per il viaggio? Te li presto io. Perché farne? No, mi servono. No, non hai un soldo, su. Ne ho, non ti preoccupare. Mi hanno pagato una traduzione. Eccoli qua. E non trovo le calosce, Mario. Eccole queste porcherie. Ma vale, perché si andrà? Non sono le mie! In primavera ho seminato 1.000 ettari a papavero e adesso ho incassato 40.000 rubli. Dovevi vedere quando era tutto fiorito il mio papavero. Un quadro. 40.000 rubli ho guadagnato. E se ti faccio un prestito è perché me lo posso permettere. Che è tutta sta superbia? Io sono contadino, non faccio complimenti. Tuo padre era contadino del mio speziale. Con questa cosa vuoi dire? Ma rimetti in tasca. Neanche se me ne offri 200.000 li prendo. Io sono un uomo libero. E tutte le cose che vi fanno impazzire tutti quanti, ricchi e poveri per le quali vendereste l'anima, non mi toccano assolutamente. Io basto a me stesso. Non mi inchino davanti a nessuno. Io sono forte delle mie idee. Sono forte e sono orgoglioso. L'umanità marcia verso la verità, verso una più alta forma di felicità che è possibile su questa terra. E io sono in prima fila. Ci arriverai? Ci arriverò. E se non ci arrivo, farò vedere agli altri la strada. Dunque, salutiamoci, carissimo. E ora? Noi facciamo tanto i superbi gli uni con gli altri. E intanto la vita se ne va. Passa. Solo quando lavoro forte, ma proprio forte, mi sento i pensieri più leggeri. Mi pare di capire perché sto al mondo. C'è tanta gente qua in Russia che sta al mondo, ma perché ci sta? Proprio non lo sa. Ma tanto le cose non le mandano avanti certo loro. Sembra che Leonid Andreevich abbia avuto un posto in banca. A 6.000 rubli l'anno. Ma quello non ci resiste un mese. È un tale sfaticato. Mamma la prega, finché non è partita, di non fare tagliare gli alberi. Direi un po' di tatto per loro. Ah, sì. Certo, figuriamoci. Hanno mandato Firs all'ospedale? E io ho dato ordine questa mattina, l'avranno mandato. Simeon, vuol vedere per favore se hanno mandato Firs all'ospedale? Ho dato io ordine stamattina, Yegor, 10 volte bisogna domandarle le cose. L'annoso Firs, la quercia antica, a mio circostanziato parere ha superato l'età dei rappezzamenti.
Non gli resta che andarsene al creatore. Del che io profondamente lo invidio. Ah, ecco, naturale, lo sapevo. Ah, hanno detto 23 disgrazie. L'hanno portato all'ospedale? Sì, l'hanno portato. E perché non hanno preso la lettera del dottore? Ah, ma allora bisogna mandargliela. Ma dov'è Tasha? Ditegli che c'è sua madre, la vuole salutare. Ah, che rompiscatole. Yasha, ma neanche uno sguardo mi dai. Te ne vai così. Mi abbandoni. Su, e che c'è da piangere? Fra 6 giorni sarò a Parigi. Domani prendo il direttissimo e via, tanti saluti, non mi pare vero. Vive la France! Io qui ne ho abbastanza. Qui non fa per me, non c'è niente da fare. Zotticoni ne ho visti abbastanza, basta. E tu comportati da ragazza per bene e vedrai che non piangerai. E mandami una lettera da Parigi, eh? Yasha, ti ho amato tanto, tanto, tanto ti ho amato, Yasha. Io sono una creatura così sensibile. Viene gente. Allora si va, l'ora sta per scoccare. Vieni che puzza da ringa. Se fra 10 minuti saliamo in carrozza. Addio, casa mia. Casa dei miei vecchi. Passerà l'inverno, verrà la primavera, ma tu allora non ci sarai più. Ti buttano a terra. Quante cose hanno visto queste mura. Bambina mia, sei uno splendore. Gli occhi ti brillano come 2 diamanti, sei contenta. Tanto contenta. Molto. Comincia una nuova vita, mamma. Già, le cose cominciano ad andare meglio. Prima di vendere il giardino dei ciliegi eravamo tutti agitati, sconvolti. E poi quando il problema è stato risolto nel modo più completo e definitivo, allora ci siamo ripresi, siamo quasi allegri. Io adesso ho un posto in banca, sono un banchiere. Già sono la stecca gialla al centro. E anche tu, Luba, ti sei ripresa. Sei un altro, non c'è paragone. Sì, certo, sto meglio, vero? Dormo. E Yasha, porta giù le mie valigie, è ora. Bambina mia, ci rivedremo presto, eh? Io adesso vado a Parigi e ci resterò finché dureranno i quattrini che la zia contessa ci ha mandato per comprare la proprietà. Un urrà per la zia contessa. Ma tanto credo che non dureranno molto. Tornerai presto, vero mamma? Presto. Torna. Io mi preparerò, darò gli esami di ginnasio e poi mi metterò a lavorare. Ti aiuterò io. Cara mamma, leggeremo tanti libri insieme, non è vero? Leggeremo nelle sere d'autunno. Leggeremo tanti libri e davanti a noi si spalancherà un mondo nuovo, bellissimo. Mamma, torna. Tornerò, cuore mio. Oh, bambinello mio. È contenta, Sherlock? Senti come canta? Bye, bye. Zitto, bello di mamma, zitto. Oh, bambino mio. Oh, che pena mi fa lasciarti, che pena. Allora, me lo trovate un posto, sennò come faccio? Glielo troveremo, Charlotte Ivanna, glielo troveremo. Tutti ci piantano, anche Varia se ne va. Da un momento all'altro non serviamo più a nessuno. Io non so dove andare in città. E qui non si può restare, ma tanto è lo stesso. Oh, il fenomeno!
Lasciatemi respirare. Sono stanco morto. Il sì. Un po' d'acqua, per favore, un bicchiere d'acqua. Prego. Quello bussa a quattrini. Servo suo. Meglio evitare le tentazioni. Era un pezzo, che non venivo a trovarla, raro fiore di beltà. Anche tu qui, che piacere rivederti, uomo dal grande cervello. Prendi, ecco, scusa, 1, 2, 3, 400 rubli, ne restano 840, Ma tu mi fai sognare, ma dove devi pescare? Un momento, che caldo, certi inglesi hanno trovato dell'argilla nei miei terreni e... Stupenda, divina donna, magnifica, 400 anche a lei. A me? Il resto è più tardi, Adesso infelo, un giovanotto diceva che c'è un filosofo, nuovo, un grande filosofo, che consiglia di buttarsi giù dal tetto. Buttati, dice, e tutto sarà risolto. Cosa di altro mondo? Acqua. Grazie. Ma chi sono questi inglesi? Gli ho dato il terreno con l'argilla per 24 anni! Ma adesso, scusate, non ho tempo, no. Devo andare, devo fare un lungo giro, devo soldi a tutti, i miei rispetti, li passo giovedì. Noi adesso andiamo in città e domani io parto per l'estero. Come? In città perché? Ah già, ti dicevo io, i mobili, le valigie, niente, non importa, gente immensa, questi inglesi, cervelli enormi, cervelli. Che peccato. Vi auguro tanta felicità. Che Dio vi aiuti. Non importa, Tutto finisce a questo mondo. E quando le arriverà la notizia che sarò finito anch'io, ti ricordi di me? E dica sì. Al mondo c'è stato un tipo strambo. Si chiamava Simeon Piscic. Riposi in pace. Il tempo è eccezionale. Già. No. Il mio colbacco, scusate. Mia figlia Dashenka manda tanti saluti. A tu. Adesso possiamo anche andare. Io me ne vado con due crucci. Il primo è il povero Fierce che è malato. Mamma, Fierce l'hanno portato all'ospedale. L'ha mandato Yasha stamattina. Ah, sì? L'altra pena che ho è varia. È abituata a alzarsi presto la mattina, a lavorare. Adesso che non ha più niente da fare, è un pesce fuor d'acqua. È diventata magra. Poverina, piange. Tutto questo, lei lo sa molto bene. Yermolai Alexievich, il mio sogno era di dargliela in moglie, ma tanto più che sembrava una cosa fatta tra voi. Varia le vuole bene, a lei la ragazza piace, io non capisco perché voi due non riusciate a mettervi d'accordo, io non capisco, è un mistero. Sì, anch'io non capisco, è vero, non si sa perché, non... è strano, ma se siamo ancora in tempo... Io sono qui. Ma sì, finiamolo una buona volta e mettiamoci una pietra sopra. Sì. Ma io, se non c'è lei, la dichiarazione non gliela faccio. No, ma basta un minuto.
Io adesso gliela mando. Manco a farlo apposta, c'è anche lo champagne. Vuoto. Qualcuno ha bevuto. Questo si chiama scolare, eh? Ecco, ecco, perfetto. Perfetto. Noi ce ne andiamo. Ya, alle. Adesso gliela mando. Varia! Varia! Lascia tutto, vieni qua! Vieni qua! Ma. Strano. Non lo trovo. Che cerca? L'ho portato qui io. Non me lo ricordi. Dove se ne andrà adesso, Barbara Mikhailovna? Io? Dai Ragulin? Sono d'accordo nel darmi la direzione della casa come economa, ecco. Ah. E dov'è? A Yashniv? Una sessantina di chilometri. Almeno. È così. La vita in questa casa è finita. Ma dove è andato? Ah, forse l'ho messo nei baule. Già, la vita in questa casa è finita. Non ci sarà più. Io parto per Kharkov. Sì, con lo stesso treno. Ho molto da fare a Kharkov. E qui lascio i Piotrov. L'ho preso con me. Bella affare. L'anno scorso di questi tempi già nevicava, non so se si ricorda. Quest'anno invece è bel tempo, c'è il sole. Fa freddo però, eh? 3 gradi sotto zero. Non ho guardato. Il nostro termometro è rotto. Vengo! Allora. Dobbiamo andare. Sì, sì. E ora io
Io ci vado oggi stesso dai Ragulin, mamma, se riesco a prendere il treno. Ania? Ah, sei vestita. Allora, possiamo metterci in viaggio? In viaggio? Amici miei gentilissimi, carissimi amici, nell'abbandonare per sempre questa casa posso io tacere, posso io esimermi dall'esprimere al momento dell'addio quei sentimenti la cui piena invade e direi quasi travolge tutto il mio essere. Zio, zio, non si fa... Doppietta gialla al centro, silenzio. Signori, muoviamoci. Io do il mio cappotto. Sì, sì, sì. Io resto ancora un momento. Mi pare di non aver mai visto niente prima d'ora. I muri di questa casa, come sono i soffitti. E adesso li guardo con un'intensità, con un'avidità, con un amore così grande. Io mi ricordo quando ero un bambino, il giorno della Trinità, che mi mettevo lì alla vetrata a guardare mio padre che andava in chiesa. Hanno preso tutte le valigie? Sì, sì, mi pare di sì. Il Piotr, guarda bene tutto, che tutto sia in ordine. Lasci fare a me, Yatanai Alexievich! Ma che hai fatto la voce? Ho appena bevuto un bicchiere d'acqua! Mi è andato di traverso! Che bestia! Noi ce ne andiamo e qua non resterà anima viva. Fino a primavera. Che paura, non chiede far niente. Signori, signori, andiamo a sederci in carrozza. Il treno sta per arrivare, è ora. Mamma, eccole qui le sue calosce, Pieti, vicino alla mia valigia. Come sono vecchie, sporche. Su, andiamo, signori. Il treno, la stazione. Croisé al centro, doppietta bianca all'angolo. Andiamo. Andiamo. Ci siamo tutti? C'è ancora qualcuno? Un attimo. Là c'è tutta la roba. Bisogna chiudere la chiave. Andiamo, signori, andiamo. Addio. Addio, vecchia vita. Buongiorno, vita nuova. Sorella mia. Il mio bel giardino. Il mio caro, adorato giardino. Mia vita. Giovinezza, felicità. Addio. Ancora un momento di vedere i muri, le finestre. In questa camera
passeggiava sempre. Sorella, sorella, sorella mia. Mamma! Hanno chiuso. Se ne sono andati. Dimenticati di me. Non fa niente. Vianit. Andrić. Figurarsi. Donna avrebbe messo la pelliccia. Ma il soprabito. Questi giovani. Se non gli stai sempre dietro, che fanno? Prima parlo e non ci seguo. Come vanno?
anche la vita. Se n'è andata. Come se non avessi mai vissuto. Mi metto qua. La forza non c'è più. Niente è rimasto. Niente. Tu. Buona nulla.